Buongiorno ragazzi! Ciao a tutti, sono Zeb89 ed oggi sono fierissimo di illustrarvi la redenzione di Diablo 3. Sì, avete capito bene, questo gioco fetente che io reputavo schifoso, sgangherato, ciondola proprio. No, non ciondola più. Oggi sono qui per parlarvi dei vari miglioramenti che sono stati apportati a questo gioco. Sono lieto di farlo perché è raro che parlo bene di un gioco. Anzi, che cazzo dico? È raro che parlo bene di qualsiasi cosa, ma in questo video voglio farlo perché è doveroso. Perché, madonna ragazzi, bisogna ammettere che se un gioco puzza, non è detto che debba puzzare in eterno. Ci possono essere miglioramenti, il tempo può scorrere e gli sviluppatori possono decidere così, di punto in bianco, di tirar fuori la testa dal culo e fare qualcosa di positivo per migliorare la tragedia che avevano partorito prima. Ecco, molti di voi si ricorderanno la puntata di Giochi di Merda che girai qualche anno fa, insomma, all'uscita di Diablo 3. Madonna! E le mie critiche furono aspre. Diablo 3 fa schifo. Asprissime proprio, madonna ragazzi! È più divertente inghiottire un calabrone impazzito, velenoso, proprio ronzante in gola, madonna ragazzi! Ho criticato per esempio il fatto che è necessario sempre essere connessi a internet per poterci accedere e giocare. Ho criticato il fatto che sul gioco esiste una sorta di casa delle aste dove è possibile vendere i propri oggetti trovati dentro il gioco stesso, dentro Diablo 3. La vendita di armature, elmi, scudi, spade, mazze, bastoni, verghe. Ok, basta. No, comunque ragazzi, ho criticato anche molto pesantemente questa cosa di vendere per soldi veri, attenzione, non per oro di Diablo, ma intendo euro, dollari. Insomma, sotto forma di asta, oggetti trovati nelle caverne, nei bauli, in giro, insomma, dei drop dei mostri su Diablo 3. Non mi sembrava molto ragionevole, mi sembrava una grandissima stronzata, in quanto, ripeto, per questo video credo che in un gioco dove l'obiettivo, tra gli obiettivi, sia quello proprio di andare a razzolare, no, a scavicchiare, a trovare le cose buone, qual è il senso di andare su un negozio online e di acquistarli direttamente con soldi veri? Annienta totalmente uno degli obiettivi principali del gioco stesso, il che lo reputavo stupido. L'auction house di Diablo 3 sta chiudendo! Evviva! Finalmente, madonna, Robardo ha tirato fuori la sua testa dal culo, si è dato due labbrate da solo, ha preso e ha chiuso questo cestino di casa delle aste, che non serviva ad altro che a rovinare il gioco, perché i nerd andavano lì, spendevano soldi veri, roba allucinante fuori da questo universo. L'auction house era una piaga, perché tu cosa cazzo giochi a fare a trovare la roba se la puoi comprare direttamente con i soldi veri? Cioè non ha senso, cosa vai a cercare se tanto con 20 euro, 50 euro, quel che è, vai lì, ti compri un'armatura più bellina e poi te la metti addosso e poi cosa? Zappi i mostri? Madonna, non ha senso! Il find in un gioco come Diablo è una cosa importante del gioco, il drop, no, il loot. Non è che puoi eliminarlo così e dire vabbè, se mi paghi ti do tutto quello che vuoi, qui c'è l'elenco proprio come su eBay. Madonna, non è concepibile, quindi per fortuna hanno deciso di chiuderlo. Infatti quando si accede a Diablo viene proprio scritto chiaramente rosso su nero, non nero su bianco, che l'auction house is about to close, e quindi sta per chiudere. Bene, è già un difetto, l'abbiamo belle messo nel cestino. Andando avanti, io ho criticato per esempio il fatto che il gioco era abbastanza corto, e lo era, nel senso che Diablo 3, cioè tutto sommato, si finiva entro non troppo tempo, voglio dire. Ma questo a dire il vero è un problema che affligge diversi giochi, perché magari lo sviluppatore mette tanta di quella qualità, si fa per dire, che poi alla fine magari non c'è nemmeno, però in teoria lo mettono, e quindi mettendoci tanta qualità rinunciano alla quantità, e quindi il gioco magari è bello ma dura poco, un po' come il coso lì, Metal Gear Solid, il nuovo Metal Gear Solid che magari sarà uno spettacolo ma dura pochissimo, tanto per farne uno ad esempio. Per venire in conto anche a questo problema, poco fa è uscita un'espansione di Diablo 3 che si chiama Reaper of Souls, che dovrebbe aggiungere un po' di longevità in più al gioco, qualche missione, non ha visto, giusto per dire toh, il gioco non finisce più nell'arco di una pisciata, ma insomma abbiamo aggiunto della roba. Ecco, questo, a dire il vero, questa cosa qua in particolare non me l'aspettavo, perché io pensavo ma
Diablo 3 sarà stata una di quelle trovate giusto per fare qualche soldo e poi via al prossimo progetto. Invece no, hanno dimostrato un certo interesse comunque a portare il progetto avanti e questo li fa onore, dai. Il gioco in sé è stato aggiornato svariate volte dalla data di uscita e questo è un altro punto a favore, ma non finisce qui, perché secondo me la cosa più importante dopo la rimozione della casa delle aste, dopo l'aggiunta dell'espansione, è il fatto che hanno aggiunto finalmente il PvP a Diablo 3. Madonna, ma cosa cazzo stavate aspettando? Ragazzi, ma cioè, quando è uscito il gioco puzzava che si sentiva, se stava in greppo a quel monte laggiù, io qua giù lo sentivo l'odore da quanto puzzava, lo sentivo, madonna, l'odore, perché puzzava. Tu non puoi, non è ammissibile proprio presentare un gioco dove non c'è il PvP, un gioco di questo genere, no? GDR, hack and slash, dove tu alleni l'eroe così, ma lo alleni per che cosa? Ma lo fai l'armatura sulla casa delle aste da $1000, l'elmo incantato dalla maremma infrascata, la cintura parapalle così, tutte queste belle cose che vai a spulciare a comprare, tra l'altro con soldi veri. Cosa cazzo li compravi a fare se non esisteva il PvP? Con chi ti scontravi? Contro i mostri? I mostri nelle caverne? Chi se ne frega? Cioè, ha messo... cioè, questa cosa veramente mi fa esplodere la testa. Perché se sto qui a pensare, no, ma... quali motivi, no, potrebbero spingere un potenziale nerd grassone di 130 kg a fare certi acquisti, investimenti, così dire, sulla casa delle aste, se non c'è il PvP? Cioè, non c'è lo scontro, cioè, perché lo fai? Per apparire bellino? Io c'ho l'armatura bellina, vedete? Io c'ho il ciondolino sul culo, c'ho l'elmo con la cresta, con le corna, guarda, incantato, vedi? No, non si deve limitare lì. Deve andare nell'arena di Obolo e fargli il culo a randellate, madonna, ragazzi! Va bene? Non può essere fino a se stesso, quindi con l'aggiunta del PvP tutto questo comincia, perlomeno secondo me, ad avere un certo senso. Se fai un buon find, spacchi qualche barile, trovi qualche arma e armatura unica o rara, se poi queste cose le puoi usare nel PvP, ha più senso o sbaglio? O sbaglio, ragazzi? Ditemi se questo ragionamento fila o meno. Prima veramente era un gioco di merda, questo non è un video per dire «Ah, quanto sono stato stupido! Adesso oggi ho capito che Diablo è bello!» No, perché ti do uno schiaffo che ti arrossisco. Non è quello il punto del video. Il punto del video è che era una merda ed è diventato, secondo me, un gioco interessante. Il gameplay ha una certa scorrevolezza. Io ho visto certi GDR hack and slash che sono pallosi, no? Che devi stare a mettere skill sempre. Io non ho nulla in contro, però Diablo 3 tende a mettere diverse cose automaticamente in modo che evitare certi errori, no? Perché magari se sbagli un PG dopo lo sputtani, ti tocca rifarlo da capo perché magari hai assegnato qualche punto male. Hai visto quei giochi dove devi sempre guardare i tutorial per fare i PG come si deve, perché se sgari qualche punto dopo va a fanculo tutto. Poi per dire, Diablo 3 non è uno di quei giochi GDR dove arrivati a un certo momento e dici ma dove cazzo devo andare? Devo andare a fare la quest, la appoggi bolsa in cima al greppo, o devo andare a fanculo nella caverna laggiù? Cioè è molto chiaro, non è che ti dice cerca la missione chissà dove in quella città, così va. No? Gente come me che non mastica molto GDR arriva lì e dice ma dove devo andare? Me lo spieghi o no? Lì è chiaro, c'è scritto sulla minimappa, ti dimostra il cerchietto dove devi andare precisamente, più o meno, no? Quindi bene o male sai cosa fare, non ti rompi i coglioni. Ma a me piace lo spirito di libertà, di non sapere sempre dove andare, rende il tutto più mistico, divertente. No, rompe le palle, va bene? Io voglio un gioco più, diciamo, immediato, vai là, fai quello, devi ammazzare quel boss. Credo che comunque sia Diablo 3 sia un gioco che è riuscito a redimersi, questo sicuramente. La versione che abbiamo oggi non è neanche lontanamente paragonabile a quella uscita che puzzava un sacco. Bastava evitare queste stronzate e il gioco sarebbe stato recepito sicuramente meglio. C'è la gente ormai non si fida. Questi sono errori che poi vanno a pesare in un certo modo. Ho visto che comunque Blizzard sta cercando di pubblicizzare un po' il gioco in onore anche dell'espansione, un po' per riacquisire la fiducia persa in partenza. Un'altra cosa interessante del multiplayer di Diablo è che mentre tu stai zappando mostri, sei lì, ta-ta-ta, madonna, con la pozione, za-za-za, la skill, tu così, madonna, ragazzi, a un certo punto, se hai degli amici nella lista di Battle.net, possono accedere direttamente nella partita dove stai giocando e aiutarti a distruggere ogni cosa. Quindi quella è una cosa
che trovo abbastanza divertente, flessibile, e i mostri vengono comunque sia bilanciati in base al numero di giocatori umani che stanno nella stanza, insomma. Poi, visto che il drop dei mostri è unico per ogni giocatore, non ci si ruba la roba a vicenda e quindi si evitano bisticci. Ma hai rubato l'oro? Era mio quell'oggetto, l'ho trovato, l'ho visto prima io. Ovviamente, cioè, hanno bilanciato anche questa cosa. Mi ero soffermato in modo particolare sul bisogno di connettersi sempre ad internet per poter giocare. Io mi ricordo ai tempi, all'uscita di Diablo, era una cosa insopportabile. Errore di connessione, errore 1, 2, 3, 4, 5. C'era gente che si lamentava, comprava il gioco, tornava a casa e non riusciva a giocare. Arriva a casa, mette il disco, dai, no, non puoi giocare, ciao, mocciona. Invece ora questi problemi sembrano essere stati risolti, e il fatto di essere sempre online per poter giocare alla fine è giustificato. Lo dico, lo ammetto, ammetto di aver detto una cazzata nella puntata dei giochi di merda, perché praticamente non è che lo fanno per rompere i coglioni, loro lo fanno per combattere la pirateria. Sono costretti ad implementare certe misure di sicurezza, va bene? Perché se tu sei online è già più difficile che sgarri, che cracchi il gioco. Pur essendo una sorta di fastidio, è giustificato, perché o si fa così oppure non si guadagna una sega, capito? Poi vabbè, il prezzo del gioco secondo me rimane un tantino eccessivo. Io sono una persona che tendenzialmente non spende più di 20-25 euro per un videogioco, Poi dipende da caso a caso se il gioco mi piace o meno, eccetera. Però Diablo 3 più l'espansione a meno di una cinquantina d'euro o più, anzi, non lo trovate. Quindi la conclusione è: pretendere che un gioco sia perfetto al day one è come pretendere di non sporcarsi cagando all'insù. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.